La nuova MIUI 10 basata su Android 10 sta per arrivare, quindi ve la faccio scoprire fianco a fianco con questa che è ovviamente l'MIUI precedente, MIUI 9. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti non nella recensione di un nuovo Huawei, ma nella prova della MIUI 10, la prima versione della MIUI 10 che io come giornalista ho ricevuto su questo che è un Huawei P30 Pro e ve lo faccio vedere a confronto con questo che è il Mate 20 Pro con all'interno ovviamente l'MIUI precedente, la MIUI 9. Allora, vi faccio vedere direttamente da qui, infatti, le versioni della MIUI 10.0 e 9.1, versione Android 10, versione Android 9. Quindi qui abbiamo Android 9 Pie, qui abbiamo Android 10.10, perché come sapete ormai Android non ha più un nome di dolce associato alla versione del software. Vedete già qualche piccolo cambiamento estetico, guardate per esempio la barra qua su grigia dello stesso colore della tenda delle notifiche, mentre invece qui è tutto bianco fino in fondo. Se scorro verso l'alto la gesture è esattamente la stessa, quindi non cambia nulla, ma vi farò vedere qualche dettaglio da cui si capisce che comunque qualcosa di diverso c'è. La prima grande differenza è sicuramente la tenda delle notifiche, ve la faccio vedere. Qui completamente bianca, qui trasparente, traslucida se così vogliamo dire, la trovo molto molto più elegante qui sul Huawei P30 Pro aggiornato alla beta o comunque alla prima versione della MIUI 10. Trasparenza che tra l'altro vi faccio vedere una cosa, guardate cosa succede quando tiro giù la tenda delle notifiche qui, lo schermo diventa più scuro dietro, qui invece lo schermo piano piano va a sfocare, ma rimangono i colori dello sfondo dietro, decisamente, decisamente più elegante. Guardate cosa succede con un doppio scroll, succede che i toggle vengono in basso, se vi sembra di aver già visto una soluzione così, quella di Samsung, non vi state affatto sbagliando. Qua su rimangono in alto, ma soprattutto qui rimane il fatto che è tutto bianco molto forte, molto acceso, qui è molto più tenue con questa semi-trasparenza. I toggle sono più chiari, più visibili, più tondi, più stock, più Samsung, quello che volete, ma sono, a prescindere da tutte le ispirazioni che vogliamo dire, sono più belli, quindi se tutte le aziende convergono in una direzione è perché probabilmente abbiamo un gusto estetico abbastanza comprensibile, abbastanza standardizzato. Per il resto nella home non cambia sostanzialmente nulla, lo vedete, quindi tutte le applicazioni direttamente nella home, ma potete sempre mettere il drawer delle applicazioni. Vi faccio vedere, con questa gesture si attivano le impostazioni della home, è possibile farlo anche tenendo premuto, ma soltanto sulla MIUI 9. Sulla MIUI 10 se tengo premuto lo sfondo non succede più niente, devo fare questa gesture per andare nelle impostazioni. Per quanto riguarda le impostazioni generali, non quelle della home, guardate come è cambiato il menu. Vi faccio vedere appunto che prima il titolo del menu era dello stesso colore della tenda delle notifiche, ora invece è tutto bianco. E tra l'altro, se trascino verso il basso, il titolo diventa più grande. Questo vale su tutte le applicazioni di Huawei. La trovo una bella novità, una bella modifica. Guardate poi come sono state rese più chiare, decisamente più chiare, tutte le opzioni. Tra l'altro, sì, i colori sono ancora quelli giusti, ma sono stati aggregati meglio, sono spiegati meglio e sono divisi in sezioni molto più riconoscibili. Mi piace molto molto di più questa soluzione, questa la trovavo un po' raffazzonata, mi piace molto questa nuova implementazione. Si può migliorare? Sì, ma si può sempre migliorare tutto e anche sugli dispositivi della concorrenza. In termini di impostazioni non è cambiato molto, alcune cose sono state spostate da altre parti, ma è tutto molto simile. Una cosa che è cambiata è la Dark Mode, che sull'MIUI 9 si trovava alla voce batteria, perché serviva principalmente per risparmiare batteria, quindi faceva diventare il tema nero e fine. Qui invece è alla voce display e si chiama modalità scura, perché è la modalità scura quella che è presente anche su altri dispositivi Android e che diventerà molto più standard su Android 10, infatti questo software è basato su Android 10. Ci saranno anche dei nuovi temi always on molto più belli, ma solo sui dispositivi con Kirin 990, quindi da Mate 30 in poi. Continuiamo a parlare di Dark Mode, perché ok, entrambi sono diventati neri, ma guardate la differenza di come sono stati implementati questi temi. Guardate i colori dell'interfaccia, decisamente troppo contrastati sulla MIUI 9 con questi testi bianchi super accecanti, decisamente più soft e più godibili da quest'altra parte, anche la tonalità di blu è leggermente differente.
Quindi torniamo indietro e andiamo sulla home, dove vediamo una differenza. Vediamo che la barra di Google è diventata nera sulla MIUI 10 e è rimasta bianca sul MIUI 9. Perché? Perché sostanzialmente la nuovo tema scuro si applica a tutte le applicazioni che supportano il tema scuro automatico, ma ve lo renderò più chiaro fra un attimo. Tenda delle notifiche, dove ok, il tema scuro, ma le notifiche rimanevano bianche. Qui invece è tutto scuro e rimane la stessa differenza, quindi vedete un nero forte con un blu forte e poi il bianco. Qui abbiamo tutto dei colori più tenui e un azzurro decisamente meno accecante. E come vi dicevo, questa configurazione della dark mode si applica a tutto il sistema. Ci sono delle applicazioni che vanno ad applicare l'impostazione del tema scuro anche all'applicazione stessa. In realtà al momento sono poche. Vi faccio vedere per esempio YouTube, che al momento dell'apertura fa apparire uno splash screen nero, oppure appunto l'applicazione di Google. Tutte le applicazioni che in futuro avranno il supporto al tema scuro si adatteranno in automatico, per esempio il widget di Google. Qui dovremo vedere un po' poi le implementazioni sul lungo periodo. Vado a disattivare però il tema scuro, perché voglio fare tutta la prova nel modo più standard possibile, non in display ma in batteria, ok? E vi faccio vedere per esempio le differenze del lettore musicale. Allora, sono cambiate anche le icone, qui si segue la sezione aurea, in realtà credo che si seguisse anche prima, ma qui comunque effettivamente sembra tutto un pochino più rifinito, benché il tema di default non mi faccia comunque impazzire. Vi faccio vedere l'applicazione della musica, ok, eccola qua, e vi faccio vedere per esempio cosa succede se faccio riprodurre un brano. Vado ad abbassare il volume, tanto in realtà l'audio non ci interessa, e guardate la differenza fra i due software. Vedete qui la copertina all'interno di un cerchio, se scorriamo lateralmente c'è il testo, se è compatibile. Qui il testo, se è compatibile, appare subito, e se scorrete poi appare in una schermata differente. Ma vedete un'interfaccia decisamente, ho cambiato brano facendo questo, no, non ho cambiato il brano in questo modo, vabbè, è cambiato il brano, non so perché abbia cambiato il brano. Vedete decisamente un'interfaccia più rifinita all'interno del lettore, scusate, del lettore musicale. Cambia qualcosa anche all'interno della fotocamera, anche se poche cose. Cambia la barra qua sotto, che non c'è più la finta ghiera analogica, ma c'è semplicemente un menu che scorre lateralmente, lo fa in modo un pochino più secco. Una differenza che ho notato, allora, intanto qui sullo zoom, prima se si faceva un tap, ovunque si facesse, scusate, se si fa il tap sul cerchietto, vedete, va a cambiare in loop tutti gli effetti di zoom. Adesso se premo sul cerchietto mi apre il selettore manuale dello zoom. Per cambiare invece direttamente su tutti i vari livelli, bisogna fare un tap sul puntino, e vedete che il selettore si sposta dal basso verso l'alto. Qui invece il selettore rimaneva nel mezzo ed erano i puntini sotto che scorrevano. Piccole differenze. Se andiamo nei video, guardate, adesso tutti i menu sono raggruppati a destra, forse un pochino più semplici da utilizzare se lo teniamo in orizzontale, ma sono differenze veramente minime, soprattutto su estetiche o dove sono posizionate le varie voci. Un'altra differenza, per esempio, nella galleria, oltre al fatto che, vabbè, l'icona è differente, ma quello ci sta, vedete appunto quassù come il menu sia stato ridisegnato, le icone sono state ridisegnate, la scritta foto adesso è più grande, gli spazi sono ragionati in modo migliore fra una voce e l'altra. Insomma, non sono grossi cambiamenti, la maggior parte delle icone, vedete, ha piccolissime modifiche. Però è l'insieme a essere più godibile. Ancora l'applicazione del meteo, per esempio, dove finalmente le iconcine sono più chiaramente leggibili, siamo più abituati ad avere queste iconcine colorate e a capire meglio il meteo in questo senso. Ora, il meteo a Firenze a quanto pare è uguale per il prossimo secolo e mezzo, ma insomma potete capire la differenza. Per il resto anche qui differenze assolutamente minime. Infine magari l'applicazione delle note, ok, cambia molto l'icona. Guardate come è stata impaginata in modo più moderno, ma non sono appunto queste grandissime differenze. Siamo arrivati quindi sostanzialmente alla conclusione. Vi do qualche informazione su quando sarà disponibile le MIUI per tutti, quindi non in beta. Su P30 Pro e su P30 a novembre, su Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20X, ma la 4G, non il 5G che è disponibile in Italia, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 a dicembre 2019.
P30 Lite, P20, tutta la serie P20 e tutta la serie Mate 10 a marzo 2020, e tutti gli smartphone di cui è stata annunciata annunciato l'arrivo dell'MIUI 10, ma che non ho elencato, successivamente a marzo a marzo 2020. Quindi per esempio non saprei, P-Smart, P-Smart Z, P-Smart Z, scusate, P-Smart Plus 2019, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor 10 Lite, sono tutti smartphone che riceveranno le MIUI 10, ma dopo marzo 2020. Per questa anteprima della MIUI 10 è tutto, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi ha incuriosito, non sono grandi differenze, ma secondo me sono abbastanza per dare a tutta l'interfaccia un aspetto più moderno e più accattivante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per questo video è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.